Atto secondo. In un lacerante monologo, Norma ha risolto di vendicarsi sul fedifrago Pollione uccidendo i di lui figli. I figli di Pollione, ma i figli di Pollione sono anche figli suoi. E dunque Norma non riesce ad avvicinarsi. Un gel la prende e in fronte le si solleva il crin. Uccidere i figli, teneri figli, essi pur dianzi sua delizia, essi nel cui sorriso il perdono del ciel crede ammirar, e lei stessa li svenerà. Di che son rei? Di Pollion son figli. Ecco il delitto. Essi per lei son morti, muoian per lui. Norma si incammina verso il letto, brandisce il pugnale, eleva un grido inorridita. Al grido i fanciulli si destano. Ah no, sono i suoi figli. Li abbraccia piangendo e risolve di affidarli ad Adalgisa. Lei li condurrà in Roma e li renderà felici. Giunge Adalgisa. Woo!
Yeah!
fino all'ore, all'ore estreme. Compagna tua, compagna, m'avrai, e rincorrerci, rincorrerci insieme. Anche la terra e la terra. Adalgisa ha stabilito che i bimbi debbano rimanere con la loro madre e che Norma debba rimanere unita a Pollione. A questo scopo si recherà nel campo romano per convincere l'uomo che per il bene comune tale deve essere la soluzione di tutti i loro problemi. Urgono al di fuori delle loro mura domestiche popoli che richiedono dominazione o giustizia e libertà dall'oppressore romano. Torna quindi in scena Oroveso. Personale. Adalgisa ha fallito e in Norma correnti avverse si mescono provocando un terribile turbamento di emozioni. È stata svelata la colpevolezza di Pollione
ma ancora non è stata svelata la complice del suo rapace comportamento. Vien detto sia una sacerdotessa, Dirminsul, ma quale di esse? Norma si turba, tentenna, tenta ancora una volta di riappropriarsi delle sue esigenze di amante, di madre, di donna. Licenzia tutti e decide di rimanere sola con Boglione per indirizzargli l'ultimatum. Apri amor, non
mia vita, ma di lei pietà, ma di lei pietà. Adalgisa fia punita, fra le fiamme perirà. Al colmo del furore, Norma svela al proprio popolo che la sacerdotessa colpevole, complice di Pollione, è lei stessa. Nello sgomento generale aggiunge che non solo si è macchiata di trasgressione del voto di castità, ma pure è madre di due figli avuti da Pollione. L'orrore si spande fra i sacerdoti e nel popolo tutto, ma Norma a questo punto prega il padre Oroveso di occuparsi dei teneri figli. Ottenuto il perdono, si dirige consapevole dell'esigenza di espiazione verso il rogo che l'attende. A questo punto Pollione, finalmente conscio della grandezza della donna che ha amato e che ha tradito, decide di seguirla unendosi a lei per l'eternità. Oh,
Oh.
Grazie, grazie a tutti, complimenti davvero, siamo stati davvero onorati di questa, per questa serata che conclude una giornata importantissima per la nostra città, che è iniziata questa mattina con l'inaugurazione del percorso museale e abbiamo, che concludiamo adesso nel migliore dei modi con un ensemble perfetta e con questo spettacolo che abbiamo voluto, che questa amministrazione ha voluto fortemente, per cui grazie a voi per essere qui, grazie ancora ai nostri artisti, grazie. Grosso applauso a Vincenzo Bellini che ha donato questa grande musica e a Giulietta Pasta, perché Bellini si è ispirato a questa voce straordinaria dell'Ottocento, per cui grazie a loro oggi possiamo continuare a eseguire questa musica meravigliosa, poi tutto il resto non importa. Grazie, grazie. Io personalmente ringrazio i miei colleghi, perché tutti i miei colleghi, perché ci siamo visti oggi, ok? E in un giorno mettere su un'opera del genere è un'impresa impossibile. Ma grazie alla loro professionalità ci siamo riusciti. Grazie. Io concluderei, se siete d'accordo, e se Renata non mi manda a quel paese, concludere con Casta Diva. Grazie Renata. Ce la fai? Vai. Stai lì, goditi il pubblico. È richiesto. Se quella che sei chiamato.
Brava Rina. C'è per caso, mi sono dimenticato, è una persona che ci tengo particolarmente perché ha lavorato come una pazza, ma una pazza veramente. Daniela, c'è? Puoi venire un secondo? Non è un fiore? Ha lavorato come non so che per questa realizzazione di tutto. Grazie, questo è per te. Grazie. Ho capito perché gli uomini mai fiori. Esatto. Un bel mistero. Grazie. Ah, grazie. Vabbè, lo regalo all'assessore perché grazie anche a loro che siamo qua. Bene, arrivederci e buona serata. Grazie. Al prossimo anno.